Una conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza pugliesi per fare il punto sull'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il senso dell'incontro andato in scena nella giornata di venerdì 7 agosto a Bari, alla presenza dei prefetti e delle autorità di sicurezza dei sei capoluoghi di provincia e del governatore Michele Emiliano. Affrontare il tema dei controlli sul rispetto delle normative anti-coronavirus in Puglia è la priorità. Le cose vanno come noi prevedevamo che dovessero andare. La regione ha fatto tutte le regole assieme alle altre regioni italiane per far funzionare il paese dopo la riapertura, ma non abbiamo potere di controllo. I controlli sono efficaci, ma è altresì necessario intensificarli, soprattutto sulle spiagge libere, sulle movida, su tutti quei luoghi dove non c'è un controllo specifico. Noi non siamo in condizione di vedere se qualcuno ha la febbre, ha la tosse. Non abbiamo l'elenco di chi entra e di chi esce. Dall'inizio del mese di agosto in Puglia sono 85 i nuovi contagi in una settimana, un bilancio su cui pesano i focolai come quello di Cerignola. L'obiettivo è dare concretezza a quello che ad oggi molti hanno concepito come uno slogan, ovvero convivere con il virus. Il mio appello personale e accorato è quello di ristabilire una forte alleanza fra il cittadino pugliese, un cittadino maturo che deve rendersi conto che dobbiamo continuare a vivere convivendo con questo virus, e lo Stato e la sanità. Noi dobbiamo fare la nostra parte, il cittadino deve fare la propria parte. Un po' di attenzione. Le regole, le abbiamo dette, sono poche, sono sempre quelle. Cerchiamo di stare distanti, cerchiamo di indossare la mascherina quando siamo in presenza di altri sconosciuti, soprattutto nei luoghi chiusi. E laviamoci le mani. La nuova lotta allora è trasformare quella che fino a ieri era un'emergenza sanitaria in quella che è la normale e ordinaria amministrazione di un'epidemia, con un'ammonizione valida per tutti. Con la febbre si sta a casa. Purtroppo noi abbiamo avuto degli importanti focolai causati da persone, anche purtroppo professionisti, che sono andati in giro a lavorare con la febbre.